La sinistra storica. I sacrifici che aveva imposto al paese, soprattutto con la tassa sul macinato, avevano reso la destra storica impopolare agli occhi dei cittadini che avvertivano l'esigenza di un cambiamento. E difatti, alle elezioni del 1876 vinse la sinistra storica. Facevano parte di questo raggruppamento uomini politici liberali, aperti alle idee democratiche, cioè favorevoli ad allargare il diritto di voto a un numero maggiore di persone. Erano un po' gli eredi di Mazzini e Garibaldi. Quali furono i due principali esponenti della sinistra storica? Furono Agostino De Pretis e poi Francesco Crispi. Vediamo quali erano le loro idee. Anzitutto, le principali quattro idee erano quelle di allargare il suffragio elettorale, renderlo quasi universale, in modo tale da consentire a un maggior numero di cittadini italiani di votare. Poi eliminare l'analfabetismo, che era ancora una piaga per l'Italia, organizzando una struttura, una scuola statale. Poi diminuire le tasse, soprattutto quella del surmacinato, per poi andarla addirittura a eliminare, ed infine introdurre il protezionismo, cioè un modo per proteggere le industrie nazionali aumentando le tariffe doganali, facendo così aumentare il prezzo di tutti i prodotti che venivano importati. Per prima cosa, quindi, si decise di rendere l'istruzione obbligatoria. In realtà nel 1859, con la legge Casati, già nel Regno di Sardegna l'istruzione elementare era obbligatoria e gratuita. E si decise, una volta unita l'Italia, nel 1861, di allargare la legge Casati a tutti i nuovi territori conquistati. Ma non era sufficiente, e la sinistra storica sostituì con questa legge, nel 1876, la legge Coppino, che perfezionava e ampliava la precedente disposizione e fondava un sistema scolastico nazionale. La nuova legge rendeva obbligatoria la frequentazione scolastica dai 6 ai 9 anni, in modo che tutti sapessero leggere, scrivere e far di conto. Stabiliva cicli e materie di studio e prevedeva misure punitive per i genitori che non mandavano i figli a scuola. È ovvio che la situazione di allora non è come quella di adesso. Molti genitori preferivano non mandare i figli a scuola perché avevano bisogno di lavoro manuale nei campi, di qualcuno che gli desse da fare, no? Li aiutasse nel lavoro, soprattutto contadino. Pensate che addirittura nel meridione il 50% della popolazione rimaneva ancora senza istruzione, quindi la metà della popolazione non sapeva né leggere né scrivere. E la scuola di allora era molto molto arretrata, in una classe potevano esserci addirittura 60 alunni, soprattutto in quelle di città, che erano magari quelle di città più fornite dal punto di vista dei banchi, di qualche lavagna, ma dovevano contenere tantissime persone, mentre quelle di campagna non avevano nemmeno i banchi per intendersi. Ecco, questa è un'immagine di come doveva essere una scuola, una classe, nel 1800, no? Tardo 1800. Vedete, c'è il maestro con il bastone pronto a picchiare i suoi alunni, con i banchi che sembravano quasi degli inginocchiatoi per delle chiese, no? E molti alunni, vedete, che stavano su delle panche arrangiate qua e là all'interno della classe. Guardate un po' quanti sono. Nel 1878 morì Vittorio Emanuele II, l'artefice dell'unità d'Italia, e venne sostituito con il figlio dell'eletto al trono, Umberto I, nuovo re d'Italia. Però
Per quanto riguarda invece la riforma elettorale, nel 1882 venne allargato il diritto di voto come promesso. Quali erano le limitazioni? Allora, bisognava pagare 20 lire di tasse, a differenza delle 40 lire della precedente riforma. Poi potevano votare cittadini maschi maggiorenni sopra i 21 anni e potevano votare tutte le persone che avevano 20 lire di tasse, erano maggiorenni, ma avevano fatto la seconda elementare, quindi sapevano leggere e scrivere. Con questa riforma i votanti passarono da 600.000 del 1876 a 2 milioni del 1882. Quindi capite che aumentando le persone che potevano votare, anche la democrazia iniziava ad essere veramente realizzata, no? Le elezioni del 1882 furono vinte di nuovo dalla sinistra, ma la destra ottenne un buon risultato e quindi il governo, il nuovo governo che si stava a imporre sempre da De Pretis, iniziava a scricchiolare e quindi lui cercò in tutti i modi di rafforzarsi, dicendo la famosa frase: se qualcuno vuole trasformarsi e diventare progressista, cioè di sinistra, come posso io respingerlo? Apriva quindi la porta tutte le persone che si erano fatte eleggere con la destra ma che volevano passare con la sinistra. Quindi, per forzare il suo partito all'interno del Parlamento. Ma facendo questo, che poteva essere anche un'idea positiva, no? Perché rafforzava il governo, fece sì che in realtà venne abolita di fatto ogni distinzione tra maggioranza e opposizione. E molti deputati presero a votare in base alla loro convenienza. Soprattutto, magari in qualche caso, votarono per qualche favore che veniva concesso ai loro elettori, oppure venivano addirittura pagati. E la corruzione aumentò e con essa gli scandali, perché i vari deputati iniziarono a votare sotto pagamento. Cioè, c'erano proprio delle persone che andavano ad avere deputati e li corrompevano per votare, per far passare magari delle riforme che a loro venivano comode. Aumentarono quindi gli scandali che sempre più scossero l'opinione pubblica. È ovvio che una persona onesta che sente quanta corruzione sia all'interno del Parlamento e che in realtà le votazioni e le leggi che passano non sono rispecchiate, no? Dalla volontà di fare grande l'Italia, ma sono semplicemente lo specchio di quanto la corruzione, quindi gli interessi personali prevalgano, le persone sono arrabbiate di questo, vogliono che succeda questo. Ma in questo periodo in cui c'è della confusione in Italia, il governo De Pretis non è molto forte, nel 1881 la Francia occupa la Tunisia, trasformandola in una colonia francese. Ecco, la Tunisia era sempre stata vista dall'Italia come una propagazione naturale dello stivale, come un qualcosa che appartenesse di fatto agli italiani. E questa occupazione destò l'indignazione di molti italiani, che per ripicca sostanzialmente fece sì che venne firmata nel 1882 la Triplice Alleanza, cioè un'alleanza a scopo difensivo tra Germania, Austria e Italia. Pensate, l'Austria, proprio l'Austria che era stata nemica dell'Italia per anni e anni e aveva occupato gran parte del territorio dell'Italia settentrionale, adesso diventa un'alleata. Il 2 giugno del 1882 morì anche Garibaldi, quindi si chiude la sua storia sull'isola di Caprera in Sardegna a causa di un problema respiratorio. Era già 75 anni, era già abbastanza anziano, soprattutto per lui.
L'invasione della Tunisia da parte della Francia stimolò il governo italiano a muoversi. La volontà di colonizzare nuovi territori, soprattutto in Africa, diventò grande e nel 1885 iniziò la guerra d'Eritrea. La vedete in alto, verde, in alto. Era un territorio poverissimo che le altre grandi nazioni europee non avevano nessun interesse di occupare, ma che nonostante questo poteva garantire quantomeno del prestigio per il governo italiano. E fu così che venne occupata con questa breve guerra, che vide tra l'altro una pesante sconfitta nel 1887 a Dogali. Questa sconfitta chiuse la prima fase della guerra e l'Italia fu costretta a mantenere soltanto l'Eritrea come sua colonia. Il desiderio di continuare a colonizzare nuovi territori non si fermava. Perché? Perché per alcuni l'Italia doveva assolutamente avere delle colonie per estrarre nuove materie prime, per far funzionare le sue fabbriche. Quindi procurarsi le materie prime e non doverle comprare dagli stati stranieri, come ad esempio ferro, rame. Ma non soltanto questo, perché l'emigrazione italiana era sempre più forte e con la conquista di nuovi terreni in Africa potevano consentire agli italiani di trasferirsi in nuovi territori, però appartenenti sempre allo Stato italiano. Nel 1887 De Pretis morì e divenne presidente del Consiglio Francesco Crispi. Nel 1848, per ricordarsi, Francesco Crispi aveva partecipato alla rivolta siciliana contro i grandi signori terrieri, e poi era stato protagonista della spedizione dei Mille, era uno degli ultimi uomini di prestigio che avevano creato l'Italia. Convinto ammiratore di Bismarck, volle fare dell'Italia uno stato forte. E sin dal 1887 Crispi aveva aumentato le tariffe doganali, cioè le tasse sulle merci straniere importate in Italia. Questa scelta è chiamata protezionismo. Era fatto sostanzialmente per proteggere le grandi industrie italiane, specialmente quelle del nord, che si stavano formando nel cosiddetto triangolo industriale, cioè quel triangolo che unisce le tre città più importanti del nord Italia di allora, che erano Torino, Milano e Genova. Ma così facendo, questa riforma colpì duramente il meridione. Perché? Perché i paesi europei reagirono aumentando a loro volta le tariffe doganali, soprattutto nei confronti dei prodotti agricoli, tipicamente mediterranei, come il vino, l'olio, gli agrumi, eccetera, a danno soprattutto quindi dell'agricoltura, in particolare quella del sud. E questo grande danno portò a un aumento ancora maggiore dell'emigrazione dal sud Italia. Nel 1889 fece un'altra grande riforma, fece approvare il nuovo codice penale, noto come codice Zanardelli, che diventerà poi presidente del Consiglio nel suo futuro governo. E questo codice abolì la pena di morte e consentì la libertà di sciopero. Nonostante questo, però, c'è da dire che Crispi, nonostante questa libertà di sciopero, colpì duramente soprattutto il movimento dei fasci siciliani, che era un movimento contadino che si batteva, anche dei lavoratori delle miniere di Zorqu, che si batteva per combattere contro i grandi proprietari e terrieri del sud e rivendicava il diritto a una più giusta ridistribuzione delle terre. Quindi era anche un movimento, diciamo, giusto, tra virgolette.
Nonostante questo venne represso duramente da Crispi, che condannò il movimento e fece arrestare i principali esponenti. Nel 1889 ripartì la grande missione colonizzatrice italiana, e la Somalia divenne una colonia italiana. Quindi l'Italia si ritrovò con Eritrea e Somalia italiane, e le mancava ancora l'Etiopia, che era l'ultimo stato africano rimasto sovrano, cioè non colonizzato da altre potenze straniere, che resistette strenuamente. E il 1 marzo del 1896 inflisse una durissima sconfitta agli italiani. Pensate che i soldati italiani erano 16.000, mentre gli abissini, soldati etiopi, erano 70.000, e la sconfitta fu totale. 7.000 soldati italiani furono uccisi e 3.000 fatti prigionieri. Travolto dalle critiche per non essere riuscito a vincere contro il popolo africano, ritenuto dai più un popolo retrogrado, Crispi diede le dimissioni e si ritirò a vita privata. Fu sostituito dal marchese Antonio Starabba di Rudini, che dichiarò conclusa l'avventura coloniale. Durante il suo governo scoppiò il finimondo, nel senso che nel paese crebbero le difficoltà economiche, soprattutto quando il prezzo del pane aumentò notevolmente a causa di un'importante carestia e di sempre delle importazioni di grano provenienti dall'America erano diminuite a seguito della guerra tra gli Stati Uniti e la Spagna per il controllo di Cuba. E quindi il prezzo del pane aumentò e il popolo iniziò a ribellarsi. Soprattutto i socialisti rivoluzionari e gli anarchici, cioè quelli che rifiutavano qualsiasi forma di autorità, soprattutto proveniente dallo Stato, organizzarono moti di rivolta, di ribellione contro lo Stato. E i più famosi furono quelli del 1898 a Milano, dove la popolazione scese in piazza. Il governo affidò la repressione di questi morti al generale Fiorenzo Bava Beccaris, che senza nessun tipo di scrupolo decise di schierare l'esercito e di fare fuoco anche con i cannoni, prese a cannonate la folla, inferocita, e morirono 83 persone. 83 persone, 80 civili e due militari, tra cui uno che venne anche fucilato perché si oppose, venne fucilato dai suoi stessi compagni, i suoi stessi soldati, perché si rifiutò di sparare alla folla disarmata. All'interno di questi moti e la strage che fece a Milano Enzo Beccaris si diffuse in tutto il mondo. E dall'altra parte dell'oceano c'era un uomo, si chiamava Gaetano Bresci, che era nato in America, ma che alla notizia di questo massacro decise di ritornare in Italia, non certo per scopi pacifici, ma per uccidere il re. E ci riuscì. Il 29 luglio 1900, quando re Umberto I stava ritornando da uno spettacolo di ginnastica, di forza, insomma, così, stava ritornando, stava andando via da Monza. Tra la folla festante sparò tre colpi di rivoltella,
uno colpì Umberto I alla spalla, uno al polmone e uno al cuore, il colpo decisivo. E Umberto I morì praticamente sul colpo all'istante. Non riuscirono a fare niente. Gaetano Bresci fu immediatamente fermato dalla polizia, che tra virgolette lo salvò perché la folla festante lo voleva linciare, ucciderlo sul posto. Fu incarcerato e passò il resto della sua vita in carcere sostanzialmente. Venne dichiarato colpevole di regicidio e fu condannato all'ergastolo, non alla pena, ma all'ergastolo. Appena un anno dopo morì in circostanze poco chiare. Alcuni sostennero che si fosse suicidato perché venne ritrovato con i giloni appiccato al suo asciugamano o non solo, e alcuni invece pensano sia stato un omicidio provocato dalle guardie carcerarie che lo stavano sorvegliando il giorno. Non sapremo mai qual è la storia esatta. Il suo corpo poi, tra l'altro, sparì, nel senso che alcuni dicono che sia sepolto in una tomba vicino all'ultima carcere, alcuni invece pensano che fosse stato gettato in mare. Non si sa. Alla morte di Umberto I gli succedette il figlio Vittorio Emanuele III, che affidò il governo a Zanardelli. Da Zanardelli, lo stesso Zanardelli, scusate, fu affiancato dal ministro degli interni Giovanni Giolitti, e da qui a Venezia l'età giolittiana.